Maurizio Sarlo, è ovviamente un grande incontro quello per i Clem maceratesi, perché era un incontro atteso da tanto tempo. Vogliamo dare un messaggio importante, Maurizio, e la domanda principale è questa: il Partito del Valore Umano è un nome grandioso, come fare per divulgarlo ancora di più? E ci vuole tempo e pazienza, sono due grandi virtù, due grandi valori, perché purtroppo quando si è con un'organizzazione che nasce da zero e che nasce contro tutta una serie di grandi poteri che ti vogliono in qualche modo far fuori, tra virgolette, serve pazienza e tempo. Unito a questo serve anche un programma come quello che questo partito ci ha chiesto nel 2017 e noi gli abbiamo volutamente con l'associazione COEM regalato, e poi nel 2018 mi hanno chiesto di entrare nel partito e diciamo così diventarne protagonista. Io ho accettato perché in qualche modo ho visto con le pressioni degli amici che in qualche modo mi conoscono, ho visto che valeva la pena per proteggere il progetto COEM e quindi poi il progetto che seguono tutti i CLEM che ci sono in Italia, questi piccoli circoli che ci sono in tutta Italia, era giusto proteggerlo, e quindi in prima persona mi sono attivato. Abbiamo cambiato lo statuto, perché lo statuto che il partito si era dato non mi piaceva. Io lo chiamo lo statuto di tutti i partiti fatto nel politichese, quindi dici tutto il contrario di tutto per fare quello che pochi possono fare al cospetto di molti che purtroppo subiscono. E oggi con questo partito, un po' alla volta, andiamo a organizzare un'attività di comunicazione che permetta di così far entrare a leggere il programma almeno una persona di una via in tutte le vie d'Italia. Uno per via. La comunicazione è importante. Qualcuno del pubblico ha chiesto a Maurizio: ma non mi sento di dire che ci sia una comunicazione efficace. Ha ragione l'amico del pubblico che dice: non vedo una buona comunicazione. Ma gli ho spiegato, e poi lui è rimasto d'accordo, che un'organizzazione senza soldi come quella che siamo noi purtroppo deve fare i conti con quello che ha, e quindi registrarsi e promuoversi attraverso le risorse che ha. Un po' alla volta ce ne saranno sempre di più, ma che vengano dal basso, perché i politici sanno perfettamente che il partito si finanzia, hanno fatto una legge per questo, si finanzia esclusivamente con i soldi che vengono dati dalle persone. Allora, i partiti, da quello che conosco io, si finanziano con i soldi delle persone importanti, no? Che molte volte poi ti chiedono di fare la strada vicino al territorio che loro hanno, piuttosto che l'acqua diventi privata, eccetera, eccetera. Noi invece crediamo che il partito si debba fare con la spinta delle persone che diano poche risorse, pochissime, ma che siano diffuse. E a quel punto non diventi padrone di nessuno e neanche diventi servo di nessuno. Diventi libero di poter agire con chiunque, nella pari dignità, nella massima disponibilità di una critica costruttiva che permetta di cambiare il disequilibrio che c'è in equilibrio. Oggi queste nostre frasi le prendono in molti, noi vorremmo che prendessero i contenuti e non solo gli slogan, e siamo qui pronti a pungolare la vita politica oggi con un partito, non più con qualcosa che poteva essere definito meno così ligio alle leggi, anche se COEM e CLEM sono perfettamente ligi alle leggi, ma poteva essere confuso. Il partito no, il partito è costituzionale, si è presentato alle elezioni, quindi è un partito che ha tutti i crismi per promuoversi a livello nazionale. Ecco, noi saremo pronti per le prossime elezioni nazionali politiche, crediamo che fra un anno circa questo governo cade, e quindi saremo pronti a presentarci. Poi, se avremo già conquistato uno per ogni via, avremo la maggioranza del paese, e altrimenti aspettiamo perché ciò arrivi. Certo, se convinceremo qualche altro partito a
utilizzare il nostro programma, ne saremo fieri. Se l'acqua è gratis, la strada gratis, il treno gratis, l'aereo di bandiera gratis, eccetera, 4 ore di lavoro a pari stipendio, noi saremmo felici che qualcun altro lo facesse, ma da oggi con il partito andremo a sedere e a far sedere intorno a un tavolo le associazioni di categoria, i partiti, a confrontarsi con questa nostra idea, con questo nostro programma, perché dicano che non sia possibile. Non si può trovare nessuno che dice che non è possibile, perché il nostro programma è possibile. Per avere la coerenza e la correttezza, noi non siamo nati per fare beneficenza. È un partito e nasce, così come il COEM nascono, per fare rete, per promuoversi. Poi è vero che abbiamo contribuito a più di qualche bolletta, ma non siamo nati per quello, siamo nati per convincere come sia possibile, unendosi, fare in modo che la bolletta, grazie allo Stato, diventi gratuita per tutti. E se immaginate che cosa vorrebbe dire togliere questi costi ad una famiglia, già si capisce che senza bolletta, senza pagare la scuola, senza pagare il treno, l'autobus, eccetera, si capisce che nelle tasche delle persone rimarrebbero molti soldi. Se qualcuno mi chiede come si fa, io gli dico: sediamoci a un tavolino e con economisti, sociologi, eccetera, io vi dimostro che si fa moneta parallela, come dice l'articolo 128 del Trattato di Lisbona, e con una moneta parallela emessa anche fino al 50% è possibile della moneta ufficiale, che circoli solo nel territorio italiano. Siccome è possibile, io vi dimostro che l'Italia ridiventa la nazione che, come ai tempi dei Romani, esporta la cultura in tutto il mondo. Un'ultima domanda che riguarda chiaramente il tema del convegno, la pericolosità del 5G, lo diciamo fin da adesso, diamo un messaggio: difendetevi, ma come? Allora, anche questi sono argomenti estremamente seri, bisogna approfondirli e non possono essere degli slogan. Ci vogliono i professionisti, professionisti che siano fuori dal coro, perché quelli nel coro tante volte possono stonare, e questi professionisti bisogna guardarli alla luce dei fatti. Il professor Limardo ci dimostra che il 5G è una cosa che può esistere, quindi dare modernità, ma esistere cambiandogli la frequenza negativa. Con il suo nanoprocessore si potrebbe, sui ripetitori, si potrebbe fare in modo che tutti potremmo avere le risorse tecnologiche che il 5G permette, ma senza abbattere del 60-70% le potenzialità umane. Purtroppo questo fa il 5G e lo ha dimostrato, no, nelle logiche della sua performance, quando l'abbiamo portato a fare questa dimostrazione nei vari palchi d'Italia. E lo dimostra con termini scientifici. Cioè, non lo dice così per dire, ma lo dimostra con fatti scientifici. Quindi anche lì andremo a dire, presentando con i nostri attivisti una lettera ai sindaci, affinché i sindaci possano prendere in considerazione la nostra idea, che è poi l'idea di questo scienziato, ovvero chiedere all'operatore di scrivere che non fa male, che non è dannoso. Se l'operatore scrive questo, e allora il sindaco permetterà di fare, ma siccome nessun operatore scriverà che non è dannoso, perché sa che poi ci rimetterebbe l'osso del collo, e allora lì il sindaco può stoppare il 5G finché l'operatore non mette il nanoprocessore su ognuno di queste piccole piattaforme. Abbiamo il progetto più bello del mondo, io credo che lo realizzeremo presto, voi?